Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il presidente della Giunta Sergio Chiamparino, su richiesta delle opposizioni, il 14 luglio, ha svolto una comunicazione sulla sentenza del TAR Piemonte che ha respinto 3 dei 4 ricorsi sulle elezioni regionali. Al termine si è aperto il dibattito con gli interventi dei gruppi. Gilberto Pichetto, Forza Italia. La posizione di Forza Italia è stata la denuncia sulla responsabilità, sulla dignità di tutto il Consiglio regionale, quindi la richiesta che si sospendano quelli del gruppo del PD che sono ancora implicati in questa brutta questione, a partire dal Presidente del Consiglio. Davide Gariglio, Partito Democratico. Abbiamo espresso la soddisfazione per il risultato ottenuto dal TAR, un risultato chiaro e inequivocabile, la legislatura è salva, ora pensiamo a governare e dare risposte ai cittadini che ci hanno eletto con un grandissimo risultato lo scorso anno. Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato, su proposta del Comitato Diritti Umani, un ordine del giorno per la liberazione di Nadia Savchenko, pilota ucraina catturata da militanti filorussi, e ha iniziato l'esame del disegno di legge di riordino delle aree protette. Antonio Ferrentino, Partito Democratico. Vogliamo accompagnare il DL 90 con un documento di indirizzo che prova a mettere insieme tutto quello che sono i settori che possono dare strategie diverse da Regione Piemonte, che inseriti in un progetto organico potranno dare un respiro ancora maggiore alle aree protette. Gianluca Vignale, Forza Italia. Voler accorpare gli enti di gestione senza che questi portino dei risparmi è certamente un limite. Con le modifiche che il gruppo di Forza Italia ha fatto a portare c'è anche la promozione del territorio. Cosa manca? Le risorse, e questo non garantisce né la tutela né la promozione di un territorio a riserva. Come ogni anno si celebra al Colle della Sietta la rievocazione della storica battaglia del 19 luglio 1747 con figuranti in divisa dell'epoca. A oltre 2500 metri di quota tra le valli Chisone e Susa, 7500 piemontesi sconfissero 20.000 francesi e spagnoli. In occasione del periodo feriale, l'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio e la biblioteca osserveranno un orario ridotto, con chiusura al venerdì pomeriggio. Palazzo Lascaris e le altre sedi dell'Assemblea saranno chiusi da lunedì 17 a venerdì 21 agosto. È aperta fino al 16 ottobre nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris la mostra Progetti di installazioni per le città d'Europa Torino-Milano, organizzata con l'associazione Arte per Tutti di Ivrea in occasione dell'Expo 2015. Franca Pregnolato, curatrice della mostra. Lo scopo di questa iniziativa è valorizzare percorsi intorno all'arte contemporanea, quindi l'arte contemporanea nella forma specifica, nella sua espressione specifica dell'installazione, che trovandosi in spazi pubblici ed avendo molte somiglianze nei diversi paesi europei può essere un forte elemento di dialogo e di integrazione. Proseguono le mostre itineranti del Consiglio, concesse in prestito gratuito. Fino al 30 luglio a Capri, nel torinese, la rassegna fotografica I tre monti consacrati all'angelo, a Begnanzino, in provincia di Verbania, è visibile fino al 18 agosto sulla vetta dell'umorismo. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.